Ridisegnare personaggi degli anime ma in uno stile più realistico. Ce l'ho fatta oppure no? Beh, in realtà è successo davvero un casino, tant'è che non ho fatto una sola illustrazione, ma ben sei. Se voi siete pronti, io direi che possiamo iniziare. Let's go! Bella raga, come state? Spero alla grande. Innanzitutto questa settimana dovevo uscire un altro video che ho sbagliato completamente, perché vado ad utilizzare dei materiali particolari, ma vedrete questa sfida nella prossima settimana o nella settimana ancora dopo, quando mi ci rimetterò in gioco e riproverò a fare qualcosina. Ma parlando del video di oggi, l'idea è quella di andare a realizzare diversi personaggi degli anime in uno stile più realistico. L'unica cosa che vi posso anticipare è che alcuni secondo me ci stanno, però diciamo che lo stile non è arrivato proprio nel realismo, ma in un altro stile particolare che nemmeno io so bene come sia uscito. Da un'evoluzione di disegno dopo disegno, che vedrete un bel po' di cosine oggi. Partendo dalla prima illustrazione, il personaggio preso in considerazione è Luffy o Monkey D. Luffy di One Piece. In questo caso avevo preso un'immagine di riferimento, in realtà per tutti ho fatto qua e là delle ricerche per capire un po' come fossero loro nei personaggi, il loro stile, per andare a realizzare in uno stile un goccino più realistico. In questo caso ho utilizzato davvero un sacco di strumenti, perché ho fatto la colorazione, line art e bozza, però tutto sommato il risultato finale non mi dispiace. La parte forse più complessa è proprio la capacità di deviare dal disegno base, ovvero dal disegno del mangaka, al disegno in stile proprio. Quindi uno stile un po' più realistico, o semplicemente andare a switchare lo stile. Se vi ricordate, in realtà Monkey D. Luffy l'avevano già fatto in 12 stili diversi, perché ho fatto il 7, non lo so, dove in realtà era uscito anche abbastanza bene. Nel caso vi lascio il link del video qui in alto a destra per andarlo a recuperare se non l'avete visto. Ma detto questo, ovviamente fatemi sapere voi che ne pensate di ogni singola illustrazione e anche qual è la vostra preferita a fine video. Ma diamo spazio anche a un po' di sana arte. Ed eccolo qui, sinceramente non mi dispiace, ci sta anche l'accostamento dei diversi acquerelli che vanno a modificare o comunque a fare lo sfondo. Questa, ecco, quando vado a togliere lo scotch è una cosa talmente soddisfacente che l'ho fatto per tutti i video. Tutto sommato l'illustrazione mi piace abbastanza, c'è ancora questa componente secondo me cartunesca, cioè non sembra un personaggio. Ho fatto il collo più grande, la muscolatura un goccino più precisa, però tutto sommato si vede che non so se rende l'idea di un personaggio o più un personaggio comunque stile cartoon. Ma fatta questa illustrazione che adesso strappere, no, non è assolutamente vero. Passiamo al secondo soggetto. Dato che è uno stile un po' particolare, per il secondo disegno ho scelto Tanjiro di Demon Slayer. L'avevo già disegnato in passato in versione anime, ma oggi andremo a realizzarlo in versione realistica. O almeno quello è l'obiettivo. Il secondo caso credo che sia stato quello un goccino più fail, quello sbagliato, perché ho proprio voluto andare a realizzare il volto in uno stile più realistico, quindi andando proprio a discostarmi dal disegno base e dallo stile base. In questo caso qua non ho utilizzato colori, una semplice bozza matita e successivamente una ribozza. Io non so come chiamarla, comunque la definizione migliore con una matita 4B. Di solito io lavoro in questo modo, anche se forse è un po' sbagliato, bisognerebbe fare al contrario. Utilizzo una matita più fine per la bozza iniziale, per poi andare a confermare con una matita leggermente più spessa. Quindi ho fatto con un H e successivamente con una 4B. Di solito si fa l'inverso. Sì, lo so, sono quello che sbaglia, sono quello che lo so che non va bene, perché bisognerebbe utilizzare una matita H alla fine, non all'inizio, o comunque non utilizzare una matita troppo fine all'inizio, perché comunque si va ad incidere leggermente sul foglio, si vede comunque la linea, perché che il foglio ormai è stato tra virgolette un po' inciso. Però tutto sommato mi sono trovato bene. Il problema è stato un po' il risultato, perché effettivamente è stato molto complesso andare a rifarlo però realistico, tant'è che secondo me non, cioè a me sinceramente non piace molto, ma ovviamente fatemi sapere voi che ne pensate. Ed eccolo qua, il nostro Tanjiro. Non so qual è la parte che meno mi convince. Nel complesso non mi dispiace, però non mi convince. C'è quella nota negativa che mi fa dire... No, non lo so. Fatto sta che dopo questo piccolo disastrino passiamo alla terza illustrazione. Ormai deluso e veramente in preda al panico, mi sono detto non posso arrendermi. Ne facciamo un altro nello stesso modo, quindi realistico, e sono andato a prendere come personaggio Uraraka di My Hero Academia. Dato che avevo già realizzato due personaggi maschili, volevo comunque cambiare anche e provare a fare un personaggio femminile.
mosche. Credo che per questo disegno ci sia riuscito. Comunque in realtà mi piace abbastanza. È molto basico, anche questo è un volto. Ma questa volta ho fatto un po' di ricerche sia sul come fare una bocca un goccino più realistica, gli occhi, i capelli, o comunque una composizione leggermente più dettagliata. È stato difficile, sì, ci ho messo anche molto più tempo rispetto a quello di Tanjiro, però il risultato finale in realtà mi soddisfa di più. Tant'è che credo che per quanto riguarda i disegni realistici questo sia uno dei più realistici che ho fatto, perché quelli dopo capirete cosa è successo. Ed eccolo qua. Vabbè, voi avete la luce, quindi rifletterà e non si vedrà molto. Sincero, sono abbastanza soddisfatto. Cioè, io la provo, nel caso ditemi voi. Ma passiamo alla quarta illustrazione, perché non è ancora finita. Non lo volevo fare, ma sono sincero, perché l'ho già fatto tantissime volte. Però dovevo farlo, dovevo provarci. Naruto di Naruto. Che dire di questo disegno? Sinceramente non lo so, perché qui sono andato proprio, da questo disegno in poi sono andato verso uno stile molto particolare che va a unire un po' il cartoon con il realistico e crea una sorta di disegno che sinceramente mi convince, però è strano. Cioè, nel caso, fatemi sapere voi se l'ho apprezzato oppure no, non ci sta per niente. Per quanto riguarda questo disegno sono andato di nuovo a realizzare colorazione tutto, in questo caso qua ho anche utilizzato dei pastelli, quindi è stata un'ulteriore definizione del disegno. E ho disegnato il nostro carissimo Naruto in versione Young, che sta creando il Rasengan. Sincero, mi piace. È uno stile talmente strano che però mi piace. Tant'è che, non lo so, non è il mio preferito, perché forse un po' la composizione in sé pecca un po'. Però no, ditemi voi che ne pensate, ma vi lascio il disegno. Ed eccolo qua. Non so nemmeno come spiegarlo, perché è un po' strano. Sembra quasi, non, vi giuro non so cosa dire. Perché ci sta, però è strano. Non so se mi convince, oppure mi fa dire, è particolare in quello stile che dici. È in uno stile davvero talmente strano che non l'avevo ancora mai visto. E sono soddisfatto in realtà. Sono soddisfatto perché vedo questo personaggio in un altro stile che nel caso veramente, ditemi voi che ne pensate di Naruto in questo disegno. Però effettivamente non sono andato più sul realistico realistico, più su un cartoon anime realistico, cosa strana che però secondo me ha funzionato. Passiamo quindi al quinto disegno. Non ancora soddisfatto di tutti i disegni che avevo fatto, signore e signori, dovevo continuare e quindi passiamo a un altro personaggio femminile, ovvero Anya, si chiama Anya, non lo so. Un disastro, tanto per ogni singolo personaggio vi metterò l'immaginetta qua, così capite come lo stile anime e successivamente come l'ho disegnato io. Per questo disegno ho ripreso un po' lo stile precedente, quello di Naruto. Il punto forte secondo me di questi disegni è la colorazione. Mi sono trovato davvero benissimo con gli Hohuhu marker. Nel caso, fatemi sapere se volete una recensione del set da 216. Vi racconterò al massimo cosa ne penso, come li ho utilizzati io e allo stesso tempo se merita comprarne così tanti oppure no. Per quanto riguarda le sfumature, non so, chiedetemi voi nel caso qui sotto e fatemi sapere se volete il video dedicato. Anche per questo disegno sono stra soddisfatto, perché è un qualcosa di diverso che mi convince. Forse, sincero, unica pecca, la testa è leggermente schiacciata, quindi gli occhi sono molto vicini alla bocca. Potevo leggermente allungare un po' il volto, però tutto sommato mi piace come composizione. E quindi vi posso solo lasciare all'illustrazione. Un altro punto di forza di questi disegni forse è stato proprio andare a utilizzare l'acquerello per fare lo sfondo, perché rende davvero molto. Cioè, guardate qua che roba. Cioè, con i capelli ho sempre cercato di andare a prendere un colore di sfondo che fosse comunque importante anche all'interno dell'illustrazione. Una cosa che mi sono dimenticato di dire è il tratto pen. Inizialmente, perché alcuni disegni non l'avevo utilizzato, tant'è che Naruto dopo tutti i disegni l'ho rifatto, ho fatto il line art con i tratto pen, perché la matita diciamo che si andava un po' a perdere. Invece in questo caso qua, dopo aver fatto questo disegno anche con i tratto pen, cioè guardate, rende anche molto tutto il tratteggio. Nel caso anche di questo, ditemi voi che ne pensate. Ma finalmente passiamo all'ultimo disegno del video. Cioè, raga, quanti ne ho fatti questa volta? Veramente troppi. E siamo pure in estate. Cioè, let's take a ride, let's take it, just think about it, you want it. Ultimo ma non meno importante, andiamo a realizzare Mikey.
Vabbè, lui di Tokyo Revengers. In questo caso anche di Mikey mi convince. Però l'unica pecca, in ogni disegno c'è sempre una pecca, l'ho fatto in versione più bambino. Se andavo a squadrarlo leggermente di più, potevo farlo adolescente o comunque più adulto. Ma tutto sommato il disegno finale non mi dispiace. Fatemi sapere anche di questo. Che ne pensate? Ed eccolo qua. Per quanto riguarda anche i professionisti, forse i line art ci mettono anche 12 ore o di più per una singola tavola, proprio perché per l'impegno, per la precisione che ci vuole in quella determinata parte. Però tutto sommato nel mio caso ci sta, cioè sono abbastanza soddisfatto. Quindi raga, sembrano quasi delle carte da gioco in stile A4. Fatemi sapere quale preferite tra tutti questi disegni. Io sono soddisfatto perché mi sono di nuovo rimesso un po' in gioco con il disegno tradizionale e ho fatto davvero tantissimi, ma tantissimi disegni. È da tempo che non disegnavo così tanto e non mi mettevo in gioco sotto alcuni punti di vista, come ad esempio le proporzioni del viso, andare a realizzare un personaggio in un altro stile piuttosto che lo stile principale. Fermi tutti, bello andare a disegnare i personaggi come ad esempio Naruto nel suo stile, però mi piace di più andare a modificarlo. Cioè in realtà, se volete, possiamo anche andare a disegnare diversi personaggi anime, come avevamo fatto anche con la tavola. Però vorrei fare un qualcosina di più personale e non troppo andare a scopiazzare, perché altrimenti non lo so, non mi piacerebbe, cioè non crescerei forse anche io dal punto di vista artistico. Mentre in questa cosa qua, cioè i diversi personaggi sono evoluti proprio da un desiderio di andare a fare un qualcosa di diverso. Nel caso io la consiglio anche come sfida a tutti coloro che volessero provare, perché è un qualcosa che secondo me ti fa maturare sotto alcuni punti di vista e allo stesso tempo ti mette in gioco proprio su cose che solitamente non fai, e quindi è di nuovo un far crescere il proprio pacchetto personale, il proprio bagaglio personale, che è sempre utile a parer mio. Detto questo raga, io spero che il video vi sia piaciuto. Ho paura di iniziare il prossimo video perché devo fare un altro video che avevo già iniziato, ma... ovviamente nel caso fatemi sapere voi che ne pensate un po' in generale anche del video stesso. Io vi ringrazio, vi saluto e noi come al solito ci vediamo al prossimo disegno o al prossimo video. Vabbè, entrambi. Bella raga.